Il metodo Fenoglio, Paolo Sassanelli, tu sei il coprotagonista, l'ha puntato Antonio Pellecchia. Allora, rispetto a Fenoglio, però, il tuo personaggio è completamente diverso, un po', diciamo che siete un po' gli opposti, no? Sì, è il lato B del disco. Esatto, sei il B-side di, esatto. di Fenoglio. Insomma, diciamo che tu sei proprio il poliziotto vecchio stampo, pane al pane, vino al vino, no? Quello che mena. Esatto. Sì, sì. Diciamo che in poliziotto buono, poliziotto cattivo. Sì, esatto, è quello, però... Anche se molto ironico, però. Sì, quello, collocato in un terreno, in un territorio che è la Bari e la Puglia, e quindi ha una sua caratteristica molto particolare, che porta anche la pugliesità e la baresità, ma quella vera. Perché la cosa bella è che di questa serie l'80% degli attori sono baresi, parlano una lingua che è quella giusta, no? Perché ho sentito a volte critiche su non sono baresi, ma sono chiacchiere. Però questa volta, per evitare critiche, siamo tutti baresi. Quindi tranne ovviamente il protagonista, che è piemontese. È piemontese, ma lui è piemontese, il maresciallo. Quindi raccontiamo quello, raccontiamo le due facce della medaglia insieme ad Alessio Boni, che fa il maresciallo Fenoglio. Siamo, te l'ho detto, il lato... Ah, il lato B dello stesso disco, però il disco è lo stesso, perché siamo carabinieri. Lui con l'intelligenza sofisticata, molto ricercata, e l'altro terra, però è necessario anche quello. Cioè, se deve scappare una pizza, come si dice a Roma, la dà Pellecchia, non la dà Fenoglio. Giustamente, serve anche a quello. Beh, sì. Fido Scudiero, diciamo. Stiamo parlando degli anni 90, certo, capito? Era così. Perché fare finta di raccontare una cosa che non è? Ci siamo attenuti alla realtà, quella che abbiamo vissuto io. Ecco, e a proposito di realtà, questa non è una semplice serie crime, come tanti magari commissari, ispettori, marescialli che abbiamo visto in passato, ma si fonde proprio con la realtà, raccontando l'ascesa della mafia barese degli anni 90. Come no, certo. Più che mafia barese, la Sacra Corona Unita nasce nel Brindisino. Naturalmente poi si è espansa e dilagata su tutta la Puglia e non solo. E sì, racconta quegli anni. Non racconta chiacchiere, racconta la verità. E a chi piace la verità, questa serie crime piacerà tantissimo, perché non concede niente, pochissimo, al divertimento, alla commedia. Può essere fra me, Fenoglio, fra me e gli altri colleghi, è un momento appena appena, ma è bella cruda. Ma perché Gianrico scrive così, scrive bene, è quello che scrive molte, molte volte, è vero, nasce dalla sua esperienza personale. Infatti, e tu che ricordi hai di quel periodo invece? Cioè, come veniva, ricordi... la percepivate, insomma, voi persone fra virgolette normali? Guarda, noi in quegli anni facevamo cultura, facevamo un'associazione culturale, facevamo concerti, facevamo musica, volevamo fare teatro, no? Tutti più o meno che stavamo cominciando o avevamo già intrapreso il nostro percorso. E io ero tra Roma e Bari, facendo avanti e dietro, perché lavoravo in teatro a Roma e avevo famiglia a casa a Bari, e l'ho vissuti quegli anni, e erano belli sotto certi aspetti, e la parte oscura però era dura, era pericolosa. Cioè, non dico che c'erano le aggressioni per strada, no, non era questo, però sentivi questo peso, questa cappa tra lo spaccio di droga, la delinquenza, il racket, le estorsioni, il contrabbando, le sigarette. Noi per dire il contrabbando non diciamo quando diciamo le sigarette, come la KG, le sigarette, quelle stanno. Che uno magari di solito associa più a Napoli invece. No, era soprattutto Bari. E la Sacra Corona Unita nasce proprio per questo motivo qua, per contrastare l'egemonia della Camorra, perché molti arrivarono nelle carceri pugliesi. E da lì nacque, secondo la criminalità, la necessità di far nascere un'associazione criminale originale pugliese, di cui non ne avevamo bisogno, ma dico la verità. Esatto. E invece, visto che proprio facevate cultura in quel periodo, come hai vissuto l'incendio del Petruzzelli, che un po' era il simbolo della cultura a Bari?
Cioè, che momento è stato? Petrozelli è stato un momento stranissimo, irreale per Bari. Io ero a Bari quella sera, pur lavorando a Roma, ero a Bari per il compleanno di un amico, stavamo nella città vecchia a festeggiare. E poi a quell'ora, alle due credo, abbiamo visto quello che stava accadendo. Ed è l'inizio di un periodo oscuro, molto oscuro, perché tutto non era chiaro, non si capiva chi era stato, chi non era stato, c'erano sospetti, poi in realtà non si è mai capito. Però è il momento in cui Bari perde il teatro più importante. Beh, Petrozelli era... ragazzi, io ho visto Dizzy Gillespie a suonare al Petrozelli, iniziava la sua tournée a Bari, la tournée europea la cominciava a Bari. Ho visto Peter Brook, Pina Bausch, ho visto le cose straordinarie. Mi sono formato come spettatore, come amante del teatro al Petrozelli, quindi per noi è stata una tragedia, ma di quelle grosse. Però poi sarà stata una grande gioia quando, dopo tanto tempo, tanto tempo c'è stata la riapertura. È stato riaperto e adesso è aperto al pubblico ed è molto vivo. Senti, invece, volendo, ecco, è stata un'intervista molto dark, volendo invece chiudere con un sorriso, che altro farai in questi prossimi mesi? Teatro? Che ecco. Cinema sono vuoti ultimamente. Ecco. Ma stranamente non ultimamente. Facciamo un po' di promozione di teatrale. Teatro, vai. Teatro, farò teatro insieme a Giuliano Desio e Alessandro Haber e Riccardo Festa. Facciamo La Signora del Martedì, è un tratto da un libro di Carlotto dove io interpreto un travestito. Ah, che una parrucca bionda, bellissima, e canto una canzone di Patti Bravo. Io vi invito solo per questo a vedere. Quindi sì, sicuramente è un appuntamento imperdibile. Quindi diamo l'appuntamento invece per il Metodo Fenoglio il 27 novembre su Rai 1 alle ore 21 più o meno. Più IVA va? Più IVA. Ecco. Perfetto, grazie e complimenti. Ciao a tutti.